buonasera a tutti, e vi ringrazio, grazie a tutti per essere qui, contento di poter continuare ancora questa esperienza. E l'assemblea di oggi è giunta dopo un anno duro, dopo un anno difficile, dopo un anno che è stato pieno tempo di sconvolgimenti, di virate, di colpi di scena. E rispetto all'anno scorso sono effettivamente cambiate molte cose, e molti di voi l'hanno sviscerato poi completamente nei propri interventi. E tuttavia il 4 di marzo, che è per noi il dato politico più significativo avvenuto negli ultimi 12 mesi, non ci ha colti totalmente di sorpresa. Quello che avevamo paventato sin dall'inizio della nostra discesa in campo nel novembre, ancora del 2016, con il manifesto per un populismo democratico, ha ormai finalmente preso corpo. E d'altronde lo si era visto con la vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti 2 settimane prima che nascessimo. Infatti era proprio da lì che partiva la nostra analisi. Avevamo previsto l'ascesa dei populismi di destra in ogni dove, qualora il voto politico non fosse stato riempito da una forza di segno opposto, diverso e all'altezza della situazione. Ecco, c'è una frase di quel manifesto che dà una formulazione, una spiegazione teorica dell'insorgere di questi fenomeni. E quella frase recita: la necessità di una nuova voce da parte degli esclusi è ben più importante dei contenuti specifici in cui essa viene declinata. E così è stato. L'Italia non è più razzista, più xenofoba, più brutta di quanto non fosse il giorno prima, il 3 marzo, e il 4 marzo invece ci ha dimostrato un'altra cosa, che l'Italia piuttosto è più disperata, più impoverita e più stufa di quanto non fosse prima. E la vecchia ripartizione delle fedeltà politiche, che era già in evidente stato di stress, già incalzata da avvenimenti che ne mettevano a suo quadro configurazione e validità, è definitivamente saltata. L'avevamo d'altronde ben previsto, e però non siamo stati incapaci di agire in tempo. Arrivavamo forse troppo tardi rispetto a quell'appuntamento. Si va di bene al primo degli appuntamenti, perché come diceva bene Davide questa mattina, ora non lo vedo, la situazione rimane ancora estremamente fluida, le evidenze di opportunità continueranno a spuntare, e quando questo governo cadrà dovremo avere già le spalle abbastanza larghe, non so chi altro lo diceva, per poterne raccogliere i cocci. E tuttavia questa nuova situazione ci obbliga ad affinare il nostro repertorio, ci obbliga a smanizzarci, ci obbliga a capire come muoverci in un terreno che è sì rinnovato, ma è anche parecchio, l'avrete visto, incattivito. Come ci si incugna nello spazio politico quando qualcun altro è già riuscito a rappresentare un elemento di novità, per quanto fasulla? Per certi versi uno potrebbe essere legittimamente portato allo scolamento, il destino del cambio, la promessa di redenzione del paese sono già stati incarnati da altri, così come molti dei simboli generali che avremmo potuto fare nostri, riempiendoli di altri contenuti, ecco, questi sono stati scippati. Ecco, in questa situazione mi pare che ci siano due ordini di errori in cui si rischia di cadere, ed è bene tenerli bene a mente, starne debitamente alla larga. Commetteremo un passo falso molto grosso qualora incanalassimo la nostra azione in entrambi i sensi. Il primo errore è il riflesso pavloviano. Guai a cedere all'urlo della foresta della sinistra che a fronte di un governo regressivo non trova nulla di meglio da fare che gridare al fascismo paventando scenari catastrofici e vedendo la redenzione degli anni 20 e 30 ad ogni angolo. Vedete, oltre a essere analiticamente infondata questa posizione, su questo non mi dilungherò, il problema principale è che non dice nulla questo tipo di posizione alla stragrande maggioranza delle popolazioni, non dice nulla soprattutto a quei segmenti popolari che hanno votato Lega, Movimento 5 Stelle, in massa che semplicemente hanno disertato le urne. E non per questo bisogna pensare a queste persone come se fossero irreversibilmente intrappolate in quel genere di discorsi. Verrà, e di questo ne sono certo, altrimenti non mi prodigherei a far politica, sapete, molti di voi mi conoscono, sapete quanto è faticoso in prima persona per me. Verrà il momento in cui queste persone inizieranno a percepire Salvini e Di Maio come nemici dei loro stessi interessi, come degli impostori, come dei falsi profeti, o se arriverà quel momento. Ma questo avverrà solo nella misura in cui le critiche a questo esecutivo e alle forze politiche che lo spalleggiano, che lo sostengono, avranno un elemento di plausibilità e riecheggeranno con l'esperienza, con il vissuto di quelle masse popolari che hanno votato per loro. Ecco, inseguire in questo senso le ansie dell'antifascismo militantico vorrebbe quindi a suonare una campana che non sente nessuno. Però c'è un altro errore da cui dobbiamo tenerci alla larga. L'altro errore da cui stare all'occhio è la reazione diametralmente opposta,
Vedo, e purtroppo non certo di rado, un atteggiamento di tolleranza, quasi di connivenza con questo governo, verso certi settori della sinistra. Certo, questo governo è stato il primo a mettere seriamente in discussione uno dei parametri, alcuni dei parametri chiari dell'austerità imposta dall'Europa, e a porre sul tavolo in maniera più netta la questione sociale. Lì c'è un elemento di novità che va riconosciuto. Ma questo elemento si produce in un mare di porcherie, come il decreto sicurezza, come i porti chiusi, come la politica delle ruspe, come la guerra tra i poveri che Salvini fomenta quotidianamente, come la xenofobia e il razzismo di questo governo a noi la bocca. Quella non è la nostra politica, come quelle non sono le nostre idee. Come devo dirlo, da tutto quel repertorio noi siamo lontani mille miglia. E per quanto questo governo non sia fascista, sarei un incosciente se gli dicessi che non stiamo vivendo tuttavia una deriva pericolosa che va contrastata a ranghi serrati. Sarebbe stupido perfino da un punto di vista strategico. D'altronde, che cazzo ci stiamo a fare qua noi? A reggere il moccolo a un governo fondamentalmente di destra o a creare una proposta tutta nostra che non ha nulla a che fare né con la sinistra sciapita né con una variante reazionaria del liberismo? Ecco, la presi una polarizzazione di questo tipo che viviamo sulla nostra pelle, che si materializza concretamente attorno a noi, nelle nostre reti sociali, nei media, per le strade, dobbiamo ritagliare una posizione diversa. E so quanto sia difficile, quando ti incantano dall'una e dall'altra parte, ma so anche quanto sia utile farlo. E come farlo però? Perché quella è la questione, su quello siamo principalmente interrogati quest'oggi. E allora è giusto che spieghi le modifiche che abbiamo voluto operare alla nostra struttura, ed è anche giusto che traccia grandi linee quelli che credo che debbano essere i futuri passi di senso comune nei prossimi mesi. Innanzitutto non ci sarà più un comitato centrale, che è stato un bizantinismo rispetto alla nostra realtà attuale che avevamo adottato l'anno scorso. Il comitato centrale non ha avuto quel ruolo di rappresentanza delle nostre basi, non ha fatto da collante. E spesso appunto da tappo a un più fluido svolgimento della nostra azione. Abbiamo pertanto pensato di snellire la struttura, facendo sì che il comitato direttivo possa rendere più efficiente e svelto il processo decisionale. Questo, attenzione, non vorrà dire chiudersi a riccio. Questo vorrà dire coinvolgere sempre di più gruppi tematici deputati nell'elaborazione delle rispettive aree di competenza, così come i gruppi territoriali, vero e propria nota dolente dell'ultimo anno, settore nel quale purtroppo non siamo riusciti ad espanderci come avremmo voluto e come avremmo dovuto. Il comitato direttivo sarà impegnato, a partire da oggi, nel suo insediamento, ad individuare i migliori meccanismi organizzativi e digitali per far sì non solo che le basi possano diventare via via più protagoniste della vita dell'associazione, ma anche espandersi numericamente in maniera significativa. Abbiamo bisogno di più militanti, abbiamo bisogno di più persone che portino acqua a senso comune, che facciano quel lavoro di propagazione delle nostre idee, del nostro bagaglio culturale, del nostro bagaglio di proposte. Sarà quindi compito del comitato direttivo aiutare passo a passo i gruppi locali, prevedendo loro gli spunti, gli stimoli, anche persino i materiali affinché possano condurre al meglio la propria battaglia, e tutto questo senza nulla togliere alla loro originalità, alle loro proposte, alla loro creatività politica. Però quale battaglia? Per cosa sta battaglia? E soprattutto con chi? Ecco, io credo che a fronte delle novità politiche di quest'anno ci sia un po' da ridiscutere quell'orizzonte temporale che ci eravamo dati all'inizio, anche solo magari implicitamente. Eravamo affascinati, no, da questi modelli politici che, a torto ragione, dall'inizio ci hanno ispirato. Podemos, in primis, un gruppo di 50 persone, lo riassumeva bene Paolo, la storia di loro. Oggi 50 persone, che certo fanno politica grande, ma che erano 50 persone quando lanciano le loro sfide alle europee e diventano un partito dell'8, quindi del 15 e fine del 20%. E anche noi si era pensato della possibilità di un'accelerazione più brusca, di una fiammata che potesse proiettarci dall'anonimato, dalla marginalità politica all'alta politica, alle alte sfere. E c'era una dose di ingenuità in tutto questo, nel senso positivo del termine, come lo usa spesso Paolo, ossia quel candore entusiasta, però anche tutto sommato ponderato, ricercato, strategicamente ricercato, che avrebbe potuto far apparire un gruppo di giovani arrembanti senza padrini politici una boccata d'aria fresca nel nostro paese. E tuttavia ciò, l'abbiamo visto, non è stato possibile per una serie di ragioni.
una militanza di sinistra che è stata, che rimane tuttora culturalmente restia a, al nostro repertorio politico e strategico e che poteva dare gambe al nostro progetto, un'insufficiente sperimentazione dei nuovi registri comunicativi che ci eravamo prefissi, avevamo parlato spesso di terra bucale nel mondo audiovisivo, non ci siamo mai riusciti a organizzare sul serio per farlo in maniera sistematica, organica, abbiamo fatto delle incursioni sporadiche senza dar purtroppo gambe al progetto di quel genere in maniera seria. Siamo rimasti geograficamente sparsi, certo, avevamo una base di qua, delle città importanti, un'altra base di là, però non siamo riusciti a coagulare dei gruppi abbastanza numerosi e a tappeto. E infine, un mancato sdocciolamento di una certa cultura politica che abbiamo voluto comunicare, imprimere nel nostro paese, anche all'interno dei nostri eventi. E infine una serie di, già menzionato, di distorsioni burocratiche, perché no, anche di errori umani, di incomprensioni che non abbiamo saputo gestire sempre all'altezza della situazione. Abbiamo commesso diversi errori, io per prima, questo va riconosciuto. Ora, il realismo ci impone di guardare con maggiore lucidità alla fase politica che attraversiamo. Dobbiamo sempre lavorare per una fiammata, per uno sbocco elettorale, per cercare di prendere la scorciatoia per arrivare alle sfere dell'alta politica. Tenendo a mente però che però questo potrebbe richiedere un tempo di incubazione maggiore, ci potrebbe volere più tempo, quindi non dobbiamo più ragionare con l'assilo, noi dobbiamo diventare grandi domani mattina. E al contempo però, ecco, non ci interessano nemmeno appunto quelle scorciatoie un po' opportunistiche, un po' strumentali che invece altri utilizzano. Non ci interessano soprattutto i percorsi che si vanno profilando a sinistra, con la mucchiata delle solite sigle ammuffite della sinistra. Non basta mettere al loro capo un personaggio pure carismatico come Luigi De Magistris. Questi, De Magistris, sembrava voler tenere a bada le cariatidi della vecchia sinistra, cariatidi vecchi o giovani che siano. Sembrava poter essere il leader di un populismo di sinistra, cioè di quell'idea per cui ci siamo spesi sin dall'inizio. Sembrava promettere, in altre parole, molto bene. Purtroppo però non è riuscito a tenere a debita distanza la vecchia sinistra, rispetto ai noi di un'analisi e di una comprensione adeguata del tempo che viviamo. Non abbiamo sentito dire una parola da parte sua sulla questione dell'Europa, sulla questione della sovranità, su tutta una serie di questioni che ci stanno a cuore e che abbiamo individuato come essenziali per poter affrontare le sfide del nostro tempo. Soprattutto ci pare, poi magari mi sbaglierò, mi pare, non mi sembra che abbia un carisma che sia spendibile al nord di Aversa e al sud Vittorio Annunziata. Ora, per il momento ci importa intensificare la nostra attività. Mi sembra che abbia parlato bene Paolo questa mattina all'inizio quando ha segnalato la necessità di dar vita a più campagne politiche, riempendo un terreno lasciato sorprendentemente vuoto, sorprendentemente scoperto in Italia. Campagne come quella per la nazionalizzazione di autostrade, che abbiamo lanciato nei mesi scorsi, come quella per i piani di lavoro che stiamo architettando, campagne per l'ecologia, campagne per l'uguaglianza di genere, un'uguaglianza di genere che sia sostanziale, quindi in un'ottica di femminismo populista, ne abbiamo parlato e ne continuiamo a parlare a profusione, fino a stancare, fino alla noia di queste questioni. Dobbiamo quindi distinguerci su più piani, però per la ragione che questa mattina diceva scegliamo 3-4 che siano caratterizzanti, che siano distintivi, senza chiaramente dover riempire tutto lo scibile della politica. E dobbiamo però al contempo cercare di cogliere quel nocciolo buono del senso comune, dargli una prospettiva, dargli una dignità politica, evidenziando quanto poco sia ascoltato dalle forze politiche esistenti. E in parallelo dobbiamo intrufolarci nelle realtà associative, nelle realtà sindacali, affacciarci alle assemblee cittadine, nei tavoli di lavoro, in tutti i luoghi preposti alla discussione e alla deliberazione nell'ambito locale. Andiamo nelle piazze, per le strade, tra i gruppi locali che lottano per qualcosa, e se non ci sono andiamo a crearli noi, perché no? Buttiamoci cazzo, non facciamo i timidi, dobbiamo attrezzarci in tutti i sensi, anche per andare a precisare, a sentire le TV, i media, le radio locali, ma quanto è importante far sentire la nostra voce nelle case matte della società, nei gangli veri, vivi della società e smettere di fare solamente gli intellettuali. Questo per farci conoscere, questo per iniziare a presentarci a un pubblico più vasto che non sia solo quello della bolla, della sinistra, degli intellettualini. Ma anche per imparare un linguaggio che sia comprensibile
dai ceti popolari a cui ci vogliamo rivolgere, perché parliamo ancora una lingua. Io per primo me ne rendo conto di quanto cazzo di verboso sono molto spesso. Io parlassi così fuori di qua, ancora non mi capirebbero in tanti. Dobbiamo cercare di imparare anche a parlare, perché non è solo una volta, bisogna capire cosa pensa la gente di fuori e connettersi con quelle coordinate. E poi c'è in tutto questo disegno un orizzonte più alto, più nobile, più ambizioso, verso il quale dobbiamo far convergere tutti questi nostri sforzi che ho cercato di elencare. Ne hanno già parlato in molti oggi, e devo dire che Giulio, quando ne ha parlato, purtroppo la se n'è andato, mi ha, si è espresso con molta emotività. A me mi è piaciuto quell'intervento quando ha parlato di fare il partito qui ora. L'Italia è orfana di un partito politico ormai da troppo tempo, un partito politico di ispirazione progressista e con a cuore gli interessi e le cause dei ceti popolari, un partito, guardate bene, trasversale, un partito capace di fungere da raccordo tra gruppi sociali subalterni, un partito insediato nella società, un partito in grado di accogliere istanze di emancipazione di natura diversa, in un'ottica complessiva e non particolarista di cambio della società, e quindi non un semplice comitato elettorale votato al marketing e snaturato dalla funzione di intellettuale collettivo, non quindi una cosa raffazzonata fatta 5-6 mesi dalle elezioni o persino prima, non un cartello elettorale guidato da leader improbabili, non un movimento più interessato a far baldoria per le strade che a costruire qualcosa di serio insieme a una classe dirigente all'altezza della situazione. Naturalmente, qui magari mi discosto leggermente da Giulio, non si tratta di proporre la creazione immediata di un partito, ci vuole il tempo, la cosa va fatta bene, la cosa non va fatta a cazzo di cane, la cosa va pensata, va studiata, va capito come, dove, quando e con chi, però bisogna avviare un percorso che da qui a, non lo so, non lo posso dire, a un anno, a due anni, porti alla piena costituzione di un soggetto di questo genere, insieme ad altre forze che insieme a noi condividono prospettive e obiettivi. A tutto questo significa che il senso comune già in luce deve approssimare sempre di più queste coordinate che ho appena cercato di elencare, rendendole proprie nella pratica politica quotidiana, calandole in un modo di far politica radicalmente diverso rispetto a tutto l'arco della sinistra esistente. Ma fatemi dire ancora qualcosa su come dovremmo comportarci per fare le cose per bene. Ora, noi abbiamo individuato nei diritti sociali, nella lotta contro le oligarchie, contro le elite economiche e politiche, nel lavoro, inteso sia come livello salariale, sia come pieno impiego, sia come lotta alla precarietà, il fulcro, no, dei nostri obiettivi politici. E a questa classe di ragionamenti abbiamo unito una riflessione critica sull'Europa, avanzando la proposta di riconquistare pezzi di sovranità che imprudentemente l'Italia, incautamente, oserei anche dire, ha ceduto nel corso degli ultimi anni. C'è chiaro che la sovranità popolare in questo contesto è un mezzo per poter meglio difendere i fini di cui prima. E c'è chiaro che se non c'è sovranità non fai gli investimenti pubblici necessari, se non metti in discussione gli aspetti europei non torni a generare occupazione, se non pensi alla possibilità di uscire dall'euro non accorci le disuguaglianze. Quindi parlare di sovranità, di mettere in questione l'euro, di fare questo tipo di ragionamento è funzionale per gli obiettivi di benessere per le grandi maggioranze. Ora, l'importante naturalmente è di non fare di queste coordinate dei fetici, no? Non vanno elevati al rango di dogmi onanistici, soprattutto è importante stare alla larga dagli stupidi batti e ribatti con la vecchia sinistra su questi temi che ancora ci vedono troppo coinvolti nei social, fuori dei social. Basta parlare, non si spara sul morto, non si parla col morto, il morto non deve essere più il nostro interlocutore. Ricordiamoci che dobbiamo combinare l'analisi concreta della situazione concreta con la consapevolezza che questa non potrà essere immediatamente la nostra strategia. Ci sarà bisogno di un filtro, quindi capire tutti, diciamo, le difficoltà che derivano dagli assetti europei deve essere comunque coniugato con un ragionamento.
ragionamento interno di centralità politica. Noi proporremo, diremo, ci muoveremo a seconda di come va muovendo, si va muovendo il senso comune nella ricerca naturalmente di una sua influenza. Ci buttano fuori, mi segnala Pietrincioni, senza mezze misure. E proprio per questo credo che, nonostante non ci si debba innamorare delle parole, perché poi innamorarsi delle parole è speculare, averne paura, e mi pare che tuttavia all'interno di questo ragionamento, dell'ultimo modo di ragionamento che vi ho avanzato, il concetto di patria abbia sì una forza sempre più mobilitante, una forza intrinseca che dovremmo saper mobilitare e fare nostra. Lo dicevo banalmente nel discorso di chiusura dell'assemblea dello scorso, cosa significa per noi patria? Patria, e mi autocito a distanza di un anno, significa pensare al bene di chi abita queste terre, significa pensare in termini di una comunità inclusiva, aperta, plurale e che sappia coniugare le proprie tradizioni con quelle altrui. Significa federare i più deboli, quella maggioranza invisibile che ancora non sa di essere tale. Significa rivendicare quell'autogoverno che ci è stato espropriato, significa reclamare che la politica non sia condizionata dall'economia, significa patria, significa maggior democrazia. Ecco, a quel tipo di patria dovremmo pensare, quel tipo di significante dovremmo andare a riempire con questi contenuti. Ecco, ci piaccia o no, il campo di gioco dell'egemonia mi pare che sia questo in questo periodo, in questa congiuntura, quello dell'Italia. La lotta però è per definire se questo campo scivolerà verso funzioni regressive e di lotta dei poveri, che è quello che sta succedendo poi ora, o verso un'idea di patria aperta, inclusiva, giusta, che rivendica autonomia decisionale e conduce politiche a favore delle grandi maggioranze. Ora, riprendo il titolo che abbiamo voluto dare a questa Assemblea Nazionale. Diventiamo grandi se riempiamo, se siamo capaci di riempire le grandi parole della politica con le nostre proposte. Diventiamo grandi se lasciamo dietro di noi le quisquilie teoriche, inacidite e oziose con la sinistra e i suoi cretinetti con le loro futili pretese di mantenere la barra dritta. Diventiamo grandi se ci rivolgiamo al grande pubblico con consigli concrete, chiare, incisive, parlando la loro stessa lingua. Diventiamo grandi se ci convertiamo in un progetto seducente, sexy, capace di parlare davvero alle grandi maggioranze. Diventiamo grandi se lasciamo indietro la divulgazione fine a se stessa e facciamo davvero politica. E concludo con una nota personale. Ora, io, lo sapete, molti di voi lo sanno, ho due figli e sono tornato a vivere da poco in Italia, in pianta più o meno stabile, dopo praticamente oltre 15 anni trascorsi all'estero. E io l'ho fatto, ve lo dico, perché credo nella patria, perché voglio bene il paese dove sono nato, perché rifiuto quella cartina sciocca che lo vuole arretrato fino ad analfabeti funzionali, e perché rifiuto ancora quella civiltante che la nostra giovane generazione italiana sia una generazione di bamboccioni che non sanno, non vogliono fare un cazzo. Ora, io l'ho fatto perché pensavo che fosse giusto provare a fare qualcosa di buono, di alto, forse magari risulterà anche di proibitivo. L'ho fatto perché non potevo tollerare di rimanere profugo tutta la vita. L'ho fatto perché, lo ripeto, lo ribadisco terribilmente, il posto dove sono nato, non tollero di vederlo vilipendiato né da chi è stato al governo fino a qualche mese prima, né da chi lo sta vilipendiando oggi stesso dai più alti scranni dell'esecutivo. E l'ho fatto perché credo che questa nostra generazione, infatti noi per la maggior parte siamo giovani e ci abbiamo scritto un libro con quel titolo, sia quella più deputata ad andare a riprendersi quello che è nostro. Grazie.